nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù percorre ancora la via della croce e ci dimostra com'è grande il suo amore. Signore, tu ci chiami a vivere accanto a te sulla via della croce. Fa che possiamo seguirti senza stancarci di percorrere i tuoi stessi passi. Fa che attraverso gli occhi dei tuoi testimoni possiamo imparare a riconoscerti e ad amarti sempre di più. Che il fuoco della tua passione diventi per noi scintilla sul nostro cammino. Perché con te possiamo attraversare i giorni della nostra vita con la certezza di averti sempre accanto. Amen. Accanto a te con la Maddalena. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». Così si compiva la scrittura che dice: «Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte». Era bella quella veste, anzi, bellissima, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Bella, come era bella la persona che la indossava. Gesù. Una persona speciale, pronta a entrare in contatto profondo con chi incontrava. Ecco, lui era capace di andare al di là delle apparenze e guardava, prima di tutto, il cuore degli altri. Lo faceva con delicatezza, con un senso di amicizia. Anche per me è stato così. Mi sono sentita guardata e così ho iniziato una nuova vita. Ho ricominciato a vivere grazie a lui. E ora i gesti violenti di questi soldati, così lontani da quelli delicati e belli di Gesù, mi feriscono di nuovo. Certo, loro si dividono la veste, ma l'umanità bella di Gesù, quella resta, non la si può spezzare, ed è un dono ancora oggi per me, per voi, per tutti. Quando abbassiamo gli occhi solo per vedere noi stessi, quando le persone che ci stanno intorno non ci interessano, quando non diamo attenzione a chi vuole il nostro bene, ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Lettura del Vangelo secondo Marco. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Mi avevi mostrato tutto di te. Avevo visto quelle mani ridare la vista ai ciechi, moltiplicare i pani e pesci, curare i lebbrosi. Ma ancora, non avevo visto fin dove potesse giungere il tuo amore. Quelle mani ora inchiodate,
quei piedi che avevano percorso tutte le strade della Palestina ora bloccati, in realtà erano segno di una misericordia ancora più grande. Le tue ferite, Signore, ci dicono che non c'è amore più grande di chi dona la vita per i suoi amici. Lo avevi detto tante volte, lo avevi dimostrato in tante occasioni. Non erano solo parole, come spesso capita a noi. Ora, mentre ti guardo, capisco tutto. Comprendo quanto è infinito il tuo amore per ciascuno di noi. Ogni volta che ci scordiamo della tua presenza amorosa nella nostra vita, ogni volta che preghiamo distratti dalle nostre giornate, ogni volta che vogliamo evitare un possibile incontro con te, accanto a te con il centurione. Ti adoriamo, oh Cristo, e ti benediciamo. Lettura del Vangelo secondo Marco. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero questo uomo era figlio di Dio». Io di gente morire ne ho vista tanta. È il mio mestiere, in fondo. Qui, sulla collina, il Golgota, sono il responsabile delle esecuzioni. È una cosa che faccio da anni, quasi ogni giorno. Ma quella volta non è stata uguale a tutte le altre. No, quell'uomo era davvero speciale. Non una parola di odio, nemmeno di rabbia o di vendetta. Era come una pecora portata al macello. E poi infine, sulla croce. Solo parole di perdono. Sì, dall'alto della croce, lui perdonava quelli che lo stavano uccidendo. Perdonava anche me. Io, un uomo, morire così, con tanto amore nel cuore, non l'avevo mai visto. Non so perché, ma mi è venuto spontaneo un pensiero che forse deve essermi appena affiorato sulle labbra. Davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Per tutte le persone che soffrono accanto a noi e nel mondo, per tutte le persone che fanno fatica a credere, per tutte le persone che si sentono sole, trova il tempo per fermarti un po' in silenzio a pregare davanti alla croce di Gesù, a casa, in chiesa, in oratorio. Dove c'è una croce, lì puoi sempre pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tutte le volte
mettimi.